No, sulla questione Roma. Sì, dimmi, dimmi. Il paese che abito è stato entro 15 giorni deve sgomberare il campo. Sì. Ma Stamattina dov'è? sono Dov'è? a Capua, a Capua. A Non so Capua. se Campi si Rom comincia di pure a Capua, con Casetta. tutti i problemi che hanno pure il campo Rom. È il minor Sì. problema quello. Ma no, non so se vi ricordate, l'anno scorso andò anche Luca Abete di Striscia la Notizia all'interno di questo campo Non me Rom. lo ricordo, perché che succedeva là? Verificò la situazione igienico-sanitaria pessima, spazzatura ovunque, partì un colpo di pistola per aria. È tutto sul web, è reperibile. Vabbè, allora che vuoi dire? Non dire che stamattina sono andati, dentro 15 giorni devono sgomberare. Questa mattina si è presentata una delegazione Sì. di questi rom minacciando che non se ne vanno nulla, per poco arriva lo Cioè, ma chi scontro è che non se ne va? fisico. Cioè, i Rom I minacciano rom chi? non se ne vanno, sì, di non andarsene. Cioè, non Entro ho 15 allora, giorni cerchiamo di ridurre tutto, di riassumere la questione. Allora, c'è un paese che si chiama Capua, molto conosciuto anche per i film di Totò e altre Oh, cose ancora, infatti. no? C'è un campo Rom, c'è un avviso di sgombero, una cosa del genere, giusto, Roberto? Anche dei rom. Oh, se non ho capito, scusa. L'avviso di Campo sgombero. profughi, Campo Pro. precisamente, Tutti, da pure i 30-40 profughi. anni. Profughi a Rom insieme, a Capua. Vabbè, Esatto. comunque, che stiamo parlando del campo Rom o del campo profughi adesso? È insieme, cioè stanno Insieme. insieme. Vabbè, ma ho Bisogna capito. essere matti a mettere insieme il campo Vabbè, rom. lo sgombero, chi l'ha fatto l'avviso di sgombero? Il comune. Questi qua se ne vanno o non se ne vanno? Non se ne vogliono andare. Perché? Vabbè, Perché dicono perché? che è casa loro, le solite loro Vabbè, giustificazioni. e che hanno Comunque, fatto? Hanno minacciato qualcuno? sì, hanno minacciato qualcuno, sì. E in che Sindaco e modo hanno cose, di non minacciato? andare, Il di non sindaco. andare via, vabbè, Vabbè, si sa come minaccia. allora, ci hai chiamato per raccontarci questa roba? Vabbè, Sì. Roberto, registriamo, indagheremo. Ciao, ciao. Allora, sorriso è simbolo della vittoria mimato con le dita. Questa è l'immagine della nomade di origini bosniache che, dopo aver rubato in un appartamento, è stata subito rilasciata dal giudice. E naturalmente la cosa fa indignare, fa, Notizia di dicono. Libero questa, eh? Beh, notizia di Libero, sì, E qual è il beh, problema? Non ho capito. tutti i temi che ci sono oggi, notizie in prima Cioè, i pagina. singoli reati dei Sì. Rom vengono messi, come Vengono dire, notizie, notizia diventano di sì, mezza pagina. Però la rilevante. gente è incazzata, cioè se una Ah, non Rom c'è dubbio. ruba in un appartamento Non c'è viene dubbio. subito scarcerata e Sì, poi sì, sì. sorridente con i denti Io tutti dico solo, d'oro, no? Libero potrebbe fare una rubrica proprio apposta, no? Con I i denti. reati dei Rom e ogni giorno fare un bollettino, Con i va denti benissimo. tutti sdentata così, con i denti tutti d'oro così, Ma fa sì, per segno della carità. vittoria. Hai visto? Tanti in galera non finisco. Io sto in Italia e faccio il cazzo che mi pare, perché questo, cioè, il sottinteso è questa roba qua.